Pomeriggio, chiedo scusa per il ritardo, ma vengo da Rimini, c'era traffico a Bologna e mi sono perso perché il navigatore mi ha portato da un'altra parte. Ho scoperto una zona di Modena che non conoscevo, è molto grande. E, il mio intervento riguarda il quadro legislativo e cercherò di essere sufficientemente sintetico per descrivere quello che è l'attuale quadro legislativo, il prossimo e il futuro quadro legislativo, perché ci troviamo in un contesto, quello dell'energia, e all'interno dell'insieme energia, che è un'attività produttiva come un'altra, ci troviamo nel settore dell'edilizia. Questo caratterizza il quadro di riferimento, perché è un quadro di riferimento che ha in sé diversi aspetti. Il primo, come stavo dicendo, il quadro energetico, l'altro le ricadute ambientali dovute all'uso di energia, al consumo di combustibili fossili in particolare e quindi al consumo di energia primaria, uno legato ai costi dell'approvvigionamento energetico e in ultimo l'aspetto legato agli obiettivi che l'Europa si è data da qui al 2020. Il quadro di riferimento lo conosciamo, è quello elaborato e studiato a suo tempo fin dal protocollo, dal Club di Roma del 73, e poi dal protocollo di Kyoto, poi dall'Agenda 21 di Rio de Janeiro. Siamo in un trend di scelte politiche che ci portano a agire sulla riduzione delle emissioni. Sono partito da molto lontano rispetto all'intervento precedente, perché mi serve per fare un passaggio che è il seguente. Con la direttiva 2002/91, che è quella sulla prestazione energetica degli edifici, che di fatto definisce il quadro legislativo attuale, abbiamo sempre operato nel quadro di riferimento del protocollo Kyoto, il protocollo del 97, che è un protocollo di carattere ambientale, vincolistico, ovvero un protocollo al quale gli aderenti, i paesi aderenti, per il quale i paesi aderenti si impegnavano a ridurre le proprie emissioni. A seguito di una serie di eventi internazionali, penso alla crisi del 2001, alla crisi energetica e alla crisi economico-finanziaria del 2008, e anche all'elezione di Obama, l'impostazione del protocollo di Kyoto ha subito una serie di modifiche. La principale è il cambio di ottica che si è data alla comunità europea nel rinnovare le logiche e gli obiettivi del protocollo di Kyoto, ovvero la comunità europea si è data non più un vincolo di carattere appunto vincolistico, cioè non bisogna fare più di, non bisogna mettere più di, ma si è data degli obiettivi con il piano d'azione europea 2020 da qui al 2020. E questi obiettivi sono stati elaborati con l'ottica di produrre economia, cioè di far sì che quella che Obama ha chiamato Green Economy, e quindi tutti gli obiettivi che erano già presenti nel protocollo di Kyoto, divenissero volano di economie. Nell'obiettivo 2020 la comunità europea ha definito che entro il 2020 bisogna ridurre le emissioni del 20%, utilizzare per il 20% le risorse rinnovabili e incrementare del 20% il livello di efficienza energetica. Questi tre obiettivi 2020 sono riferiti a qualunque settore, trasporti, produzione industriale e incluso l'utilizzo dell'energia a fini civili negli edifici. Ai tre obiettivi corrispondono un contesto legislativo specifico. Nel quadro normativo in cui ci troviamo adesso, dove abbiamo l'Europa, gli stati e le regioni, in particolare nel contesto italiano, per il quale in materia di energia è la regione a dover recepire i provvedimenti europei e quindi a legiferare, come ha fatto l'Emilia-Romagna, abbiamo che i tre obiettivi, 20% di riduzione delle emissioni, 20% di rinnovabili e 20% di efficienza energetica, sono riassunti nella direttiva 2002/91 per quel che concerne la riduzione. Ridurre i consumi energetici degli edifici fa parte dell'obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2. Alla direttiva 2002, che era appunto stata elaborata con la logica protocollo di Kyoto, a livello europeo la direttiva 2002 non esiste più, è stata superata con la direttiva 2010/31/UE. La direttiva 2010/31 è di fatto una rifusione, cioè si tengono in essere tutte le precedenti disposizioni della direttiva, ne vengono aggiunte altre,
altre, tra cui due obiettivi molto ambiziosi. Uno è il fatto che i requisiti minimi devono essere definiti in funzione dei costi, i requisiti minimi degli edifici devono essere definiti in funzione dei costi, quindi lo Stato che definisce un requisito minimo deve tener conto delle caratteristiche del proprio sistema produttivo. L'altro, ed è l'obiettivo ambizioso, è quello di arrivare a partire dal 2020, quindi dal 2020 in poi, a costruire nuovi edifici ad energia quasi zero. Quindi per quelli che sono gli edifici di nuova costruzione, il prossimo obiettivo è quello di arrivare a costruire edifici ad energia quasi zero. Lì dove per energia quasi zero si intende un consumo vicino allo zero, 0,5 kWh metro quadro l'anno, a fronte dell'attuale quadro legislativo che vede la classe A pari a meno di 40 kWh l'anno, quindi vuol dire ridurre ad un decimo i consumi energetici attuali. In quest'ottica la Regione Emilia Romagna con la DGR 1366 in parte ha iniziato ad allenare il settore introducendo dei requisiti minimi di dotazione energetica da fonti di dotazione minima di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. L'altro obiettivo, il 20%, riguarda il 20%, l'utilizzo la copertura almeno del 20% della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. In questo contesto la Comunità Europea ha emanato la direttiva 2009/28/CE sulla promozione di energia da fonti rinnovabili. Questa direttiva sostituiva la precedente, che si riferiva alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e quindi è una direttiva che si occupa di tutti i settori: trasporti, energie rinnovabili nei trasporti, energie rinnovabili nell'industria, energie rinnovabili nel settore edile, nel settore civile. A livello italiano è stata recepita dal decreto 28 del 2011 e questo decreto, nell'andare a definire i requisiti minimi e gli obiettivi per la nazione Italia, per l'Italia, si è occupato anche del settore edile, introducendo due obblighi. Uno è l'obbligo di di comunicare negli annunci immobiliari la classe energetica degli edifici, l'altro è un obbligo di dotazione minima di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel caso di nuovi edifici. Ed è a seguito di questo provvedimento che è stata approvata e aggiornata, come dicevo, la DGR 1366 del 2011. Questa slide la uso sempre per evidenziare quanto sia veloce il settore legislativo rispetto ad altri contesti, come quello in cui immagino la maggior parte delle persone in questa sala sia coinvolta, che è il settore edile. Il settore edile è molto più lento, fortunatamente, nel produrre legislazione, mentre invece il settore energetico è più veloce, proprio perché l'energia è un argomento vasto, quindi anche provvedimenti come la direttiva 2009/28 che si occupa della produzione di energia hanno a che vedere anche con l'edilizia. Io ho l'abitudine di parlare velocemente, di fare un monologo, però se ci sono domande, osservazioni, obiezioni, è sempre più utile dibattere. Va bene. L'ultimo obiettivo riguarda l'incremento del 20% del livello di efficienza energetica. Questo obiettivo attualmente è coperto con la precedente direttiva 2006/32, è stata approvata dalla Commissione Europea la revisione di questa direttiva, deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la nuova direttiva sull'efficienza energetica. Anche questa sarà poi da recepire. Nelle bozze, o almeno in quello che è stato approvato, ci sono due aspetti importanti. Primo, la nuova direttiva sull'efficienza energetica fisserà dei requisiti di aggiornamento, o meglio di adeguamento dell'edilizia pubblica, di adeguamento obbligatorio dell'edilizia pubblica di almeno il 3% del patrimonio edilizio pubblico a nuovi standard di efficienza energetica che saranno definiti nel recepimento a livello nazionale. L'altro è che questa direttiva, sempre per quello che almeno ci interessa, andrà a normare due tecnologie che attualmente non sono normate in maniera verticale. Una, la cogenerazione, nel senso sarà oggetto di promozione la produzione mediante la cogenerazione, e l'altra è il teleriscaldamento, che è una tecnologia che attualmente manca di un quadro giuridico. Mancano provvedimenti legislativi verticali che definiscano cos'è e come deve essere fatto il teleriscaldamento. In questo contesto l'Italia non è da sola, quindi per quel che riguarda l'obiettivo di quota parte di energia da produrre da fonti energetiche rinnovabili, l'Italia deve raggiungere il 17%. Anche questa slide la uso sempre per evidenziare che altri paesi, nostri competitor come Germania o Francia,
soprattutto la Germania, hanno come obiettivo il 18% e partono dal 5,8%, quindi più o meno siamo allineati con quelli degli altri paesi. Quello che il paese più virtuoso in questo senso è la Danimarca, per questioni climatiche, perché è molto ventosa, che si è data, come ha già il 17% di energia da fonti rinnovabili, si è data come obiettivo il 30% al 2020. Sempre legato a questa serie di provvedimenti, la Regione Emilia-Romagna ha un proprio quadro legislativo ormai consolidato dalla delibera 2156 del 2008. L'ultima revisione, la 1366, ha introdotto nuovi limiti per quel che concerne la produzione di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento da fonti energetiche rinnovabili, ovvero ci si è adeguati a quello che viene previsto a livello nazionale, prevedendo che a partire dal 30 maggio del 2012 di quest'anno, dal 31 maggio del 2012 fino al 31 dicembre 2014, il 35% di energia per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria deve essere prodotto da fonti energetiche rinnovabili, e comunque all'interno di questo 35% almeno il 50% di energia per l'acqua calda sanitaria deve essere prodotto da fonti energetiche rinnovabili. Questo limite sarà aumentato al 50% a partire dal 1 gennaio del 2015. Quindi dal 1 gennaio 2015 bisognerà far sì che gli edifici di nuova costruzione o equiparabili, quindi anche gli interventi di ristrutturazione rilevante come azioni su edifici con più di 1000 metri quadrati o demolizione e ricostruzione, sono considerati come edifici di nuova costruzione e quindi devono rispettare questo requisito. Su questo una riflessione di carattere progettuale, perché questo è il primo step per arrivare poi all'edificio ad energia quasi zero. Il quadro tecnologico e normativo nel definire la procedura di calcolo della prestazione energetica ha tre norme, che sono la UTS 11300 parte 1 per l'involucro, parte 2 per i combustibili fossili e parte 4 per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. La procedura di calcolo della prestazione energetica è fatta in maniera tale per cui si tiene conto prima di tutto dell'edificio, poi del sistema impiantistico, poi dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili. Per come è strutturata la norma e per quali sono gli obiettivi di dotazione minima della fonte energetica rinnovabili, la progettazione non può più essere separata per compartimenti architettonico, tecnologico e impiantistico, ma deve per forza di cose integrare tutti e tre gli elementi, perché alcune azioni sull'involucro possono consentire di usare una tecnologia impiantistica piuttosto che un'altra. Su alcuni edifici non è possibile utilizzare le pompe di calore, sentivo prima quello delle caldaie delle scuole. Se io ho una scuola che ha un involucro con una trasmittanza, una capacità di isolamento di 0,81, quindi edifici anni 70, con radiatori in ghisa, difficilmente posso mettere una pompa di calore, perché non è la tecnologia adatta, perché non spinge la temperatura, non riesce a produrre la temperatura adatta per far funzionare i pannelli in ghisa. Agendo sull'involucro posso eventualmente agire anche sul sistema impiantistico. Allo stesso modo, la dotazione di energia da fonti energetiche rinnovabili, cioè coprire il 50%, vuol dire che devo stare attento a come è fatto il sistema impiantistico, qual è la sua efficienza, qual è la modalità di attivazione del sistema impiantistico affinché possa utilizzare le fonti energetiche rinnovabili. Ed infatti la norma UTS 11300 parte 4 ha rivoluzionato, è un argomento molto tecnico, però ha rivoluzionato il criterio di calcolo, perché mentre precedentemente era sufficiente avere un dispositivo, la caldaia per esempio, e quello era l'unico dispositivo che mi consentiva di produrre energia, di soddisfare il fabbisogno energetico dell'edificio, attualmente il quadro normativo prevede che esista una sorta di hub energetico, che è un accumulo termico, dal quale poi partono tutte le utenze, riscaldamento, acqua calda e raffrescamento eventualmente, al quale arrivano diversi generatori, che possono essere solare termico, pompa di calore, cogenerazione, caldaia, teleriscaldamento, caldaia biomassa, penso di averle dette tutte. E la logica è per priorità: prima di tutto utilizzo la fonte energetica rinnovabile migliore, che è il sole, la radiazione solare, il solare termico, e poi a scalare vado a progettare tutti gli altri. Però è una progettazione quasi di carattere biologico, nel senso che devi attivarti, cioè l'attivazione degli impianti è legata
alle caratteristiche dell'organismo edilizio. Adesso questa cosa del biologico me lo riuso che funziona, mi piace come cosa. E mentre rispetto alla progettazione meccanica, così facciamo il confronto, della caldaia monotecnologia e fabbisogno energetico dell'edificio, per il quale è sufficiente agire, che so, sull'isolamento. Rispetto a questi obblighi, la Regione Emilia-Romagna si è dotata anche di sistemi compensativi. In parte erano già esistenti la possibilità di utilizzare la cogenerazione, le reti di riscaldamento o la partecipazione in quote equivalenti in potenza. Una nuova possibilità di deroga agli obblighi che dicevamo prima riguarda questa formula. Di fatto questa formula dice che se non hai fonti energetiche rinnovabili, il requisito è soddisfatto se il tuo edificio consuma la metà del limite di legge. Quindi la logica vale sempre i tre step. Primo, rinnovabili, non ce la fai sistema efficiente, non ce la fai se il tuo edificio consuma molto poco, cioè la metà del limite di legge, comunque il requisito si intende soddisfatto. Come prospettiva breve, dicevo, la direttiva 2010-31 UE si inserisce nel quadro 20-20-20, ed è quella che andrà a definire gli edifici ad energia quasi zero. Su questo un aneddoto, almeno Moneta, il tecnico del Ministero, ha seguito i lavori, e nelle prime bozze della direttiva 2010-31 UE c'era la definizione, l'articolo 9, edifici ad energia zero, quindi era una pretesa categorica. La Germania ha preteso che questo energia quasi zero divenisse energia zero, edificio ad energia zero, divenisse edificio energia quasi zero, quindi il quasi è stato aggiunto perché era un obiettivo troppo ambizioso per quel contesto produttivo. Lo dico perché sembra quasi sempre che siano gli italiani l'assisti, no, questa volta sono stati i tedeschi a verificare che era un obiettivo, almeno con le procedure di calcolo, eccessivo. Questa direttiva fa propri quelli della direttiva 2002-91, in particolare si inserisce all'interno di un'altra serie di direttive, sempre del settore energia della Comunità Europea, che definisce i requisiti minimi dei prodotti, come abbiamo visto, ma definisce anche come obbligo l'etichettatura. L'etichettatura nel prodotto edificio coincide con la certificazione energetica. La certificazione energetica è una modalità, è uno strumento del mercato, anche se a volte viene inteso come uno strumento del professionista, ma in realtà è uno strumento del mercato immobiliare, che serve per orientare il mercato, così come è successo per prodotti molto meno sofisticati come le lavatrici o ancor meno sofisticati come le lampadine, almeno come prodotto, non come sistema produttivo. Questa etichettatura, cioè l'etichettatura, si è rivelata uno strumento efficace perché, parlando delle lavatrici, nel 1993 è stato introdotto l'obbligo di etichettare energeticamente le lavatrici. Dal 1996 in poi, sul mercato italiano, ma sul mercato dell'Europa 15, non erano più presenti lavatrici sotto la classe C. E se adesso si va al supermercato è difficile trovare lavatrici sotto la classe A, e infatti è stata il range delle classificazioni energetiche è stata riscalata, meglio, sta per essere riscalata per questi elettrodomestici. L'etichettatura si è dimostrata talmente efficace che quest'anno, da luglio, non è più possibile produrre lampadine ad incandescenza, perché il mercato è stato allenato a espellere questo prodotto. Altre cose sono etichettate, anche le televisioni, quelle al plasma, hanno l'etichettatura, e se avete cambiato le gomme avrete visto che sulle gomme c'è l'etichetta energetica, quindi è uno strumento che si è dimostrato efficace. Poi dovrei avere qualche slide anche sull'efficacia della certificazione energetica degli edifici, tenendo conto che il mercato immobiliare è molto molto più lento di qualunque altro mercato, perché è un ciclo produttivo, sì, anche secondo me. Riguardo alla direttiva 2010-31, prevede di introdurre i requisiti dei sistemi di ispezione anche per la climatizzazione estiva. Fino ad ora la climatizzazione estiva nella climatizzazione estiva c'è un vuoto normativo per quel che riguarda sia i requisiti minimi dei prodotti, gli impianti di condizionamento, sia il metodo di calcolo della prestazione energetica in regime estivo, sia le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione estiva. Quindi è un settore che è rimasto, come il teleriscaldamento, non normato, almeno non normato nel senso verticale, non ha un quadro legislativo chiaro, e questo è una mancanza grave da parte di tutti, dalla Comunità Europea in giù, perché gli ultimi blackout che abbiamo avuto, 2003 e 2006 almeno a memoria, blackout nazionali,
sono stati entrambi a settembre, quindi quando il picco di carico era legato agli usi elettrici, non agli usi termici, o meglio, non agli usi elettrici di potenza o di illuminazione, come quando avvenivano d'inverno i blackout. E la direttiva definisce gli edifici di energia quasi zero, questo l'ho già detto, non volevo annoiarvi sui contenuti della direttiva. In merito alla certificazione energetica, prevede che siano individuati degli esperti indipendenti, e in tal senso la Regione Emilia-Romagna ha già il proprio elenco di soggetti certificatori indipendenti. Prevede che siano verificati e controllati tanto i certificati quanto i certificatori, e in tal senso la Regione Emilia-Romagna ha fatto una prima campagna dei controlli dei certificatori l'anno scorso. È attualmente in corso dal 15 ottobre una campagna di controllo dei soggetti valutatori di secondo livello, cioè non solo legato al contenuto di quanto inserito nel database, ma anche verifica in sito, quindi verifica direttamente presso l'edificio e presso il tecnico, e a fine campagna si dovrebbero attivare le varie disposizioni legislative, però su questo non sono... Sì, i controlli sono di due tipi, di tipo gestionale e di tipo tecnico. Questo sulla procedura di calcolo non lo consideriamo, però la Regione Emilia-Romagna, dato che doveva essere elaborato da parte del Comitato Termotecnico Italiano la procedura di calcolo della percentuale di energia da fonti energetiche rinnovabili, in questo vuoto normativo, cioè in attesa che il CTI facesse qualcosa, l'Emilia Romagna si è dotata di delle indicazioni metodologiche per l'applicazione dei requisiti in materia di FER. Doveva essere un supporto al tecnico in attesa che venissero approvate le raccomandazioni CTI R09, poi il CTI ha bloccato totalmente i lavori, quindi attualmente l'unico provvedimento a livello nazionale che chiarisce, da qualche indicazione sul calcolo della quota parte, è questo provvedimento regionale. Quello che mi fa piacere, avendo contribuito ad elaborarlo, è che viene utilizzato anche come esempio in altre regioni, a parte la Lombardia, in altre regioni e anche da parte dei produttori, quindi vuol dire che il lavoro di interpretazione è stato utile. Ecco, questa era la logica che dicevo prima, si sta passando da una logica monocomponente a una logica polivalente, con diverse tecnologie e con diversi possibili usi energetici. Poi ci sono tutti gli esempi di calcolo che vi risparmio. Volevo arrivare, ecco, ad alcune considerazioni di carattere generale. Poi, allora, prima di tutto, il termine edificio di energia quasi zero della direttiva europea è un termine affascinante, molto interessante, diversi convegni sono stati fatti in tal senso. Vale la pena considerare il fatto che, considerando l'Italia, ma più o meno lo stesso succede anche per il patrimonio edilizio regionali, gli edifici di energia quasi zero sono solo l'1%. Anzi, aggiornando con l'attuale crisi, cui si è passati da 230.000 unità immobiliari l'anno a circa 150-160.000, gli edifici di nuova costruzione sono lo 0,5-0,8%. Quindi verrà richiesto il massimo sforzo per questa piccola parte di edifici, ma resta un 99%, quasi come anticipazione di Occupy Wall Street, un 99% di edifici esistenti sui quali bisogna intervenire. Un'azione viene già fatta con la certificazione, uno strumento per comunicare. Altri sono stati la detrazione del 55%, altri saranno il conto energia termico, che è stato pubblicato e dovrebbe essere approvato. Però fatto sta che vi è un mare di una marea di edifici esistenti sui quali bisognerà in qualche modo agire. In tal senso, questi edifici per una buona parte sono quelli costruiti negli anni 70, che sono quelli che con quattro interventi o sull'involucro, sugli impianti o su tutte e due riescono ad avere un buon salto di prestazione ed eventualmente un salto di classe. Quindi, dicevo, la certificazione, strumento del mercato immobiliare. Una cosa che non ho detto: la direttiva 2010 introduce il concetto di elemento tecnico per l'edilizia. Perché? Perché anche qui in prospettiva intendo 3, 4, 5 anni, comunque si sta lavorando a certificare anche i singoli componenti. Ad esempio l'Inghilterra si è dotata di una certificazione anche per gli infissi, quindi chi compra l'infisso avrà l'etichetta energetica e quindi riesca ad orientare anche chi non passa per forza di cose attraverso il tecnico. Lo stesso probabilmente si può pensare per altri componenti edilizi, come, che so, i cassonetti, gli isolanti, non lo so.
Quello che è interessante è che la Comunità Europea nella direttiva 2010 prevede questa definizione di elemento edilizio e che alcuni paesi si sono attrezzati, stanno attrezzando per questo tipo di attività. Questi sono alcuni esempi della finalità pubblica della etichettatura energetica, sia per il mercato sia per il pubblico. Questo è un museo a Verucchio, da dove arrivo, questo non mi ricordo in quale comune, questo è il museo Van Gogh di Amsterdam, all'ingresso c'è la targhetta energetica. Non credo che tenga conto della qualità dei prodotti esposti, però è comunque un aspetto interessante. L'obbligo degli annunci immobiliari viene quasi sempre rispettato. Questi sono alcune, monitoro questa cosa quando sono in giro, sono alcune foto di annunci immobiliari in regione e anche fuori regione, quindi la certificazione sta agendo in questo senso. Concludo con quello che è lo stato dell'arte in Regione Emilia-Romagna. In Regione Emilia-Romagna sono stati oggetto di certificazione il 16% degli edifici esistenti, quindi fatto 100 il numero di edifici esistenti in Emilia-Romagna, di 16 si conosce la prestazione, quindi di 1 su 7 si conosce la prestazione. Poi è una prestazione che è discreta, cattiva, buona, pessima, però perlomeno si sa qual è la febbre. Ripeto, 1 su 7, la Lombardia è 1 su 5, perché sono partiti un anno prima. C'è un mercato che quantomeno è informato, magari distrattamente, ma quantomeno è informato, quindi gli si può fare un'altra seconda passata per dirgli che cosa può fare. Di questi, almeno quelli emessi fino adesso, circa l'1% sono edifici di nuova costruzione, quindi vale il rapporto che abbiamo visto prima a livello nazionale, anche per l'Emilia-Romagna, circa l'1% sono gli edifici di nuova costruzione. Gli edifici di nuova costruzione a destinazione residenziale sono prevalentemente in classe C e B. Ricordo che il ciclo edilizio è di 3 anni, quindi vuol dire che quelli che sono certificati adesso sono stati progettati 3 anni fa, almeno. Quindi non tutti si sono adeguati a questo aspetto. E nel caso degli edifici esistenti la maggior parte sono in classe G, e in classe ABCD l'edilizia recente. Però dicevo, una modalità per verificare se le azioni sono state efficaci o no, qui riporto la distribuzione percentuale delle classi energetiche a marzo e a maggio, marzo 2010, il dato più vecchio che abbiamo, a maggio 2012, si vede che la curva di Gauss della distribuzione si è spostata verso sinistra. Perché sono aumentate, si è spostata da una classe CD ad una classe C centrato. Quindi è un processo lento, ma è un processo che comunque è misurabile e qualche risultato lo sta dando. Lo stesso è successo per la classe, cioè segue dinamiche diverse invece il mercato degli edifici esistenti, e questo punto è da studiare, però vi è stato un grande aumento delle classi G dovuto all'effetto locazione. Questo è un altro esempio di come possono essere utilizzati i database. Questo è il centro storico di Ferrara, sono stati georeferenziati i certificati emessi, quindi ogni edificio colorato è un edificio che è dotato di un certificato, e in un anno si vede qual è il trend della locazione e della compravendita, in questo caso della locazione perché città universitaria. La cosa interessante che abbiamo notato è che si vede la distribuzione, quindi molti edifici sono rossi o comunque rosso-arancio. Abbiamo sovrapposto questa mappa alla mappa del centro storico di Ferrara del 1909 e si è visto che la maggior parte degli edifici rossi nel 1909 non esistevano, quindi l'edilizia costruita negli anni 50, 60, 70, quella che ha le peggiori prestazioni. Come prospettive, dicevo, la prima prospettiva è quella legata alla direttiva 2010, la prossima è quella legata alla rifusione direttiva sull'efficienza energetica, che vuole riorientare gli Stati membri ad interessarsi anche di questo aspetto, non solo risparmio di energia rinnovabile ma anche efficienza energetica. Su questo un aspetto che, visto che l'ho messo e lo ricordo, c'è il tema della povertà energetica, che è un tema molto interessante, affrontato prevalentemente da studi scozzesi. La povertà energetica vuol dire persone che spendono più del 10 o 15% del proprio reddito solo nelle bollette, quindi è un tema che è legato all'edilizia sociale ma anche ai sistemi di supporto della povertà, e quindi la direttiva si occupa anche di questo aspetto.
promuoverà le società dei servizi energetici, poi ovviamente essendo una direttiva fissa i quadri principali, bisogna vedere come verrà recepita, però andrà a legiferare, a promuovere anche le società dei servizi energetici, cioè quelle che risparmiano, o meglio, hanno come rischio di impresa il risparmio energetico, beh, questa è cos'è la definizione della ESCO, e poi appunto c'è stabilisce il quadro comune sull'efficienza energetica. Volevo arrivare, ecco, all'articolo 5. La nuova direttiva prevede che gli edifici pubblici e le scuole sono queste, quindi il 3% del patrimonio degli enti pubblici dovrà essere interessato a partire dal 2014 di azioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, quindi dà degli obblighi che sono vincolanti. Concludo qua. Vi ringrazio dell'attenzione, spero di non avervi annoiato. Grazie.